Ameria Radio presenta Comunicare prima della radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini. Questa solo di tromba, cominciamo questa sera la puntata di Comunicare prima della radio. È con me Maria Teresa. Buonasera. E questa sera si parlerà del telegrafo Morse. Il telegrafo, come ogni mezzo di comunicazione, è stato usato da tutti, diciamo, i personaggi più importanti che se ne sono serviti, anche il personaggio che è il nostro ospite questa sera sicuramente non si è servito proprio del telegrafo, perché chiaramente è un personaggio molto più vicino a noi, che però ha usato mezzi per la sua attività che derivano, come abbiamo sempre detto, dal telegrafo. Ma chi sarà? Chi sarà? Vediamo un po' chi è. Signori, è con noi Umberto Magnum P.I. Alunni. Buonasera ragazzi, buonasera Maria Teresa, buonasera, buonasera Paolo. Umberto. Come state? Bene, ti è piaciuta questa presentazione? Ma guarda, non avrei saputo far di meglio, anche con tutta, certo, la buona volontà. Magnum P.I. Sì, non è solo un problema di tonaca, insomma. Fammi salutare i radioascoltatori, un caro saluto alle radioascoltatrici e radioascoltatori prima che inizi la bagarra radiofonica. Non capisco perché devi cominciare la bagarra radiofonica. Noi siamo una radio di divulgazione e quando si divulga si deve divulgare bene, no? Ci mancherebbe, ci abbiamo i radioascoltatori che ci scrivono che vogliono avere delle notizie, delle cose importanti, devono sapere. No.
No, no, questi ascoltatori li scriviamo in privato e poi ne parliamo con calma in separata sede e gli diciamo tutto, va bene? Come puoi sentire, io ho qui una serie di lettere, lo senti dai fogli che si muovono, che sono delle mail, Sì. chiaramente, che io ho stampato Ce n'è sta perché... una che non c'ha il francobollo, ricorda, sto sentendo il rumore di una senza francobollo. Quindi per cortesia provvedi, perché se no Sì, non infatti. vorrei che multasse la mia radio. Quella non la leggo, quella non la leggo. Ma io Ecco, leggerei fermo. la prima mail inviata dalla nostra radioascoltatrice di Pescara. Si chiama... Si chiama Rossi Minni, è No, vero? si chiama... Rossi Minni. No, si chiama Lucia. E Lucia da Pescara ci chiede... Carabella. da Pescara ci chiede... Ma... Come mai i topolini arrivano tardi a casa tua? Io sono un'abbonata e arrivano sempre, diciamo, precisi. Cara Lucia, è una cosa molto triste. Io sto indietro ormai di due numeri. Tu mi potrai capire e non lo so perché. Io spero che tu possa aiutarmi a fare, diciamo, un po' di, come dice, un po' di pressione sulle Cara poste. Lucia, questa cosa non accadrà più, perché la prossima volta che Paolo vorrà fare un abbonamento, io glielo impedirò con tutte le mie forze. Democraticamente parlando, insomma, ecco. Democraticamente parlando, certo. Adesso abbiamo Giosuè da Pavia. Giosuè da Pavia dice: mi vorrei comprare il deposito, me lo consigli? Allora, caro Giosuè, il deposito, quello che ho io, è molto bello, ci sono, no, tanti numeri, abbiamo dovuto acquistare per averlo intero, no? Però non si capisce se qui, e questo magari tu ce lo potrai dire, la prossima volta... parli del libro... Mentre abbiamo zio Paperone che dorme... Il libro... Questa puntata non si chiama più Comunicare prima della radio, ma puntata rubrica Topolino. No, perché chi si parla del Morse e i suoni che abbiamo sentito prima erano dei segnali Morse, non so che volevano significare, non so se erano le formiche, chi erano, non È meglio che non lo sai. so. Va bene, pazienza. Bene, allora, il telegrafo Morse. Come siamo arrivati a questo? Come? Come ci siamo arrivati al telegrafo Morse? Accendendo il computer. Ah! Beh, scusa, non me ne ero accorto. Pensavo che non c'era un piccione viaggiatore che portava, no? Abbiamo acceso il computer e siamo arrivati al telefono Al Morse. telegrafo Morse, va bene, bene. E no, no, comunque, insomma. Vabbè, noi siamo arrivati, questa è, se non ricordo male, la decima puntata, Paolo, vero? Sì, Di comunicare con la radio. prima della radio, sì. Beh, devo dire che, insomma, abbiamo fatto, diciamo, buona strada, no? Buona strada. E le altre nove puntate, in qualche modo, sono state, diciamo, riservate a situazioni, a parte, diciamo, l'ultima, la nona, insomma, le precedenti, a situazioni, di carattere meccanico. Quindi una comunicazione ottica, quindi guardare, insomma, sonora, con rumori, urla, no? Quanto abbiamo Già. visto all'inizio. E quindi praticamente piano piano ci siamo evoluti, abbiamo così attraversato, trapanato i vari secoli per poter arrivare agli inizi del 1800, no? Inizio del 1800, quando praticamente tra il 30 e il 40 il nostro Samuel Morse si inventa questo sistema, questo meccanismo. Oh, pensa bene, Samuel Morse non era uno scienziato, non era un fisico, non era era un professore di segno, Ecco. va bene? Quindi, come vedi, le più grandi invenzioni vengono fuori da personaggi strani, da persone, diciamo, che magari, pur ovviamente con un grandissimo ingegno, però no, che non avevano la preparazione, professionale, curricolare, come si dice oggi, no? Erano delle persone, lo stesso Marconi, insomma, lo stesso Marconi non ha neanche un titolo, non ha neanche la terza media, Maria Teresa, ricordala, quindi questo è un Accidenti. mascalzoncello, eh.
Oh, è così. D'altra parte, però c'è qualche lauretta honoris causa, le chiedere della città di Roma, eccetera, eccetera. Insomma. Però a questo punto, Paolo, prima di entrare un pochino nel merito, dato che la gente, insomma, si sta, tutti quanti nel corso dei secoli hanno inventato qualcosa, rimaniamo io e te. Perché poi insomma, Certo. non vorrei coinvolgere Maria Teresa in questo, perché magari lei ha una dignità che insomma è necessario che venga salvaguardata, però io e te bisogna che ci industriamo, forse dovremmo anche provare a inventare qualcosa di particolare. Noi Io l'abbiamo non inventata so, qualcosa, l'abbiamo inventata noi qualcosa abbiamo a inventato. Maria Radio. Okay, mi è sfuggita. Questa mi è sfuggita. Ah, è vero. No, no, però a proposito di Maria Radio, io potremmo pensare, no, anche no, le nostre, diciamo così, reciproche. Anche insomma, anche passioni, no? Certo. Potremmo inventare una radio web che funziona a galena, che magari quando un baritono canta genera un 220, la trasmette via aerea senza impatto da 5G. Che dici Mi pare una bellissima idea. te? Questo Sì, dovrebbe e poi essere magari ci potremmo un'idea, anche no? inventare una sottorete, no? Che magari, no? Che solamente con lo sguardo, no? Faccia passare il segnale, no? Questo è vero, questo dovrebbe essere più che sguardo magnetico, uno sguardo elettromagnetico. Elettromagnetico, infatti, era proprio questo. M'hai fregato. Allora, queste cose le abbiamo inventate, mettiamole da parte, ormai roba vissuta sta sul mercato. Quindi dobbiamo Certo. cominciare a ragionare anche su qualche altra cosa. Insomma, ecco. Sì, Sulla assolutamente. radio web a galena io non mi dispiacerebbe, perché Sì, tutto anche adesso sommato. sì. La galera è bella, anche quella Vabbè. d'acqua, perché se ti ricordi abbiamo parlato anche della trasmissione ad acqua, che secondo me è una di Sì, quelle più con la corrente interessanti. nell'acqua ci si azzecca poco, capito? Sì, La corrente con no, l'acqua, dopo sì. magari è un problema. È un Però io problema. comincio a pensare a qualcosa, diciamo, di questo tipo, va bene? Poi Va dopo se ne bene, parlerà. va bene. Questo mi pare un'ottima idea. E così ci danno un po' di honoris causa anche a noi. Sì, magari se prendiamo la 220 sono dolori scavo, Certo, non sei dolore. fulmini causa, però. Quindi la causa c'è sempre, ma al Certo. posto dell'onore arriva il dolore, Il ma tutto dolore, sommato, bravo, insomma, non è bravo, quello il bravo. problema, no? No, Alla fine infatti, ci infatti, sta, per ci la gloria sta, questo è certo. altro, Vabbè, ma eh? che scherziamo? Ma noi siamo qui per questo, non vedevo l'ora io. A proposito di gloria, ma che dici se facciamo leggere Sì, l'articolo a Maria Teresa, se almeno. volevo solamente ricordare, prima di far leggere a Maria Teresa, no? Parlavamo di Morse, no? La nostra Sì. sigla è un esempio, di Morse. Certo, beh, insomma, la nostra sigla ce la siamo inventata noi, no? Alla Già. fine, quindi è un Però siccome modo, diciamo, per. magari gli ascoltatori che si sono connessi al secondo o terzo podcast non sanno perché, che cosa dice, che dice. Oh, lo sai che non me lo ricordo? Ma no. Mannaggia la miseria. Comunicare prima della radio, dice. Vabbè, ma È il era quello titolo. che te volevo dare intanto, Angela Assistem, però non me lo ricordavo veramente. Sì, effettivamente sì, l'abbiamo sviluppato insieme e quelle quattro, cioè, bip, bip, era proprio comunicare prima della radio, no? Perché sai, il Abbiamo Morse fatto proprio con un sistema. Sì, fatelo ascoltare, dai. No, io rimetterei la sigla un attimo per farvi ascoltare e capire com'è che Sì, funziona. sì, sì. Ascoltiamola un po'. Ameria Radio presenta Comunicare prima della radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini. Devo dire, no, che è interessantissimo. Poi per come hai sviluppato tu il sistema Morse è molto intrigante e interessante. Ne avevamo anche parlato in altra trasmissione, però insomma, perché non dirlo?
No, no, hai fatto bene. Poi dobbiamo anche ricordare, con l'occasione, che abbiamo fatto gli auguri di Buon Natale con il Morse, no? Diciamo, il nostro personalissimo augurio di Buon Natale era fatto proprio, diciamo, con il sistema Morse, con il Buon Natale. Va bene, insomma, in Una quel radio che caso fa abbiamo divulgazione fatto. radio deve farlo col Morse, scusa. Certo. Ma direi proprio di sì, direi proprio di sì. E poi magari un giorno ne parleremo magari anche un po' più approfonditamente, perché poi raccontare il Morse anche ai ragazzini, insomma, ti guardano con una faccia come no, insomma, dice, ma di Già. cosa si sta parlando? Io ho il telefonino, che vai? Già. E invece dobbiamo ricordare che il Morse, diciamo, è stato l'elemento che ha stimolato Marconi proprio a poter sviluppare la radio, e Già. verosimilmente per Marconi la radio era Morse, era, diciamo, TSF, cioè telegrafia senza fili. Questo, diciamo, era il suo scopo. Poi dopo le logiche di broadcasting, cioè le logiche di utilizzo commerciale odierno hanno svoltato dagli anni 20 in avanti, però per lui la radio significava solo ed esclusivamente questo, no? E poi Esatto. c'è stato tutto il resto. Già. Bene, allora facciamo leggere il radioracconto a Maria Teresa, dopo sempre io prima devo giocare. Scoperta della pila a cura di Alessandro Volta, si iniziò a pensare alla possibilità di trasmettere informazioni attraverso fili elettrici. Tra il 1830 e il 1840, Samuel Finelbrease Morse, professore di disegno all'Università di New York, diede vita al telegrafo elettrico e ad un codice da utilizzare per la trasmissione delle informazioni. Detto codice, chiamato Morse in suo onore, era costituito da punti e da linee che, sapientemente combinati, rappresentavano in modo completo tutti i caratteri dell'alfabeto, nonché i numeri e i segni di punteggiatura. Era ulteriormente arricchito da una serie di messaggi abbreviati e convenzionali, riconosciuti da ambo le parti, ricevente e trasmittente. Il telegrafo consentiva di trasmettere via cavo impulsi elettrici, mentre un pennino controllato da un elettromagnete segnava punti e linee su di un rullo di carta in movimento. Attraverso la manipolazione del tasto è possibile aprire e chiudere il circuito elettrico che, eccitando l'elettromagnete, attira il pennino scrivente lasciando un segno sulla carta del nastro in movimento. Premendo il tasto per un breve intervallo sulla carta sarà segnato un punto. Premendolo per un tempo più lungo sarà tracciata una linea. Il telegrafo Morse è il più antico fra i sistemi telegrafici elettrici. La prima linea telegrafica Morse è del 1844 tra Washington e Baltimora. Il primo messaggio trasmesso il 24 maggio 1844 è stato What had God wrote? Quali cose ha creato Dio?
Nel Museo Storico Poste e Telecomunicazioni si trova un esemplare di apparecchio Morse di vecchio tipo che tramite uno stilo tracciava i segnali a secco. Proviene dallo Stato Pontificio dove era usato per il servizio fra Roma e Terracina. Fu inaugurato da Papa Pio IX il 13 ottobre 1853. Lo stilo degli apparecchi in questione fu poi sostituito da un sistema scrivente ad inchiostrazione. Mi ha sempre intrigato, quando si parlava di Morse, del telegrafo, perché era una cosa affascinante, no? Si vedeva sempre nei film, no? Con il tecnico, no? Che aveva sempre una visiera spesso in uscita con l'elastico e i manicotti neri che batteva su questo tasto. E devo dire, se uno va a vedere la spiegazione del suo movimento, dovevano essere delle persone veramente addestrate, perché bastava una pressione un po' più lunga per cambiare il significato di un'intera frase. No, Umberto? Direi proprio di sì. Non è una cosa, devo dire che non è una cosa semplicissima, perché oltre alla complessità, Paolo, delle varie situazioni, diciamo che con la linea e il punto, no, è quasi un codice binario, no? Si generavano tutte quante le lettere dell'alfabeto. Per ogni lettera venivano utilizzate massimo quattro situazioni, quattro elementi, cioè una linea, punto, quattro combinazioni possibili. Con quattro combinazioni era possibile prendere e inserire tutte le lettere dell'alfabeto. Per quanto riguarda le cifre, il discorso era un po' diverso. Apparentemente poteva sembrare più facile, ma era più difficile. C'era un sistema di cifre normali dove venivano utilizzate fino a 5, 6, insomma 5, diciamo, elementi, oppure un sistema un pochino più abbreviato che praticamente però, siccome in alcuni casi assomigliava alle lettere, bisognava che fosse all'interno delle cifre, il concetto di cifre, perché per esempio la 1 abbreviata, 1 come abbreviata era punto linea. Però punto linea è anche la lettera A, quindi bisognava che le cifre fossero inserite, cioè il concetto di abbreviazione fosse ben presente in capo all'interlocutore e quindi non poteva non essere inserita da un sistema di comunicazione dove c'erano solo cifre, o perlomeno un paragrafo dove c'erano solo cifre. Certo. Il discorso poi era ulteriormente appesantito, no, anche da un'altra considerazione, che c'erano le situazioni convenzionali, dove nella sostanza alcune parole venivano abbreviate, altre venivano tagliate, e quindi c'erano poi altri elementi di sintesi, di facility, si fa per dire, che altro non facevano che magari incrementare il grado di complessità. Si riducevano i tempi di trasmissione, aumentava la complessità, e questo postulava necessariamente la migliore e maggiore professionalità del marconista, no? Certo. Perché questo era. Ricordiamo che chi si occupava di telegrafo in chiave ricevente e trasmittente era chiamato marconista, proprio in onore del noto inventore. Già. E comunque è interessante, no? Tutto il sistema, anche come si legge dall'articolo, dal radioracconto. Anche no, le prime esperienze, e
che non erano poi così semplici, perché qui si parla fino, se non vado errato, a Baltimora, se non erro, mi pare, sì, da Washington a Sì, Baltimora. questo è il primo collegamento. Il primo collegamento è stato fatto nel 1944, perché comunque le sperimentazioni sono state fatte tra il 30 e il 40. Tu considera che la pila esisteva da decine e decine di anni, no? Dice: bene, adesso abbiamo investito la pila, abbiamo inventato la pila, dice: che cosa ci facciamo? E magari possiamo pensare che volta avesse risposto: beh, non è che posso inventare tutto io, no? Ci deve stare anche qualcun altro, insomma, no? Quindi, abbiamo forse sottolineato più volte questo aspetto, no? C'era l'energia elettrica, ma non si sapeva cosa farne, cioè non c'erano gli strumenti che in qualche modo potevano essere utilizzati. E quindi per un lunghissimo periodo di tempo non vorrei veramente essere blasfemo, però questa invenzione si è rivelata non utile, perché a questo, alla invenzione vera e propria, non è conseguita la sua duttile applicabilità. E quindi praticamente diciamo: ho inventato la corrente, bravo. Allora, E che ci facciamo? no? Come qua? Cioè, non vorrei No, ovviamente beh, no, beh. No, ma sintetizzare troppo. no, no, però è importante quello che dici tu, anche perché, voglio dire, no, questo tipo di tecnologia comunque comportava anche un certo tipo di investimento, perché bisognava fare le linee, insomma, che portavano il segnale. Quindi sicuramente forse agli inizi, no, questa cosa non era tanto apprezzata, perché toccava fare tutto quanto l'impianto, la linea, tutto, cioè da Washington a Baltimora, se non so quanti chilometri sono, ma non credo che ne siano 20-30, insomma, quindi preparo. No, ma non era apprezzata per niente, non era apprezzata per niente, perché tu considera anche, Paolo, tutte le persone che praticamente vivevano, no, con i corrieri, con i cavalli, e poi improvvisamente si ritrovano nella condizione che praticamente il Morse, no, gli tarpa le ali, un po' la stessa cosa che è successa con la radio nei confronti, questa volta, diciamo, del telegrafo, no? Sì. E d'altra parte, quando entra una Sicuramente. nuova cosa, qualche problema lo crea, insomma. Crea grandi Sicuramente sì. opportunità, ma crea grandi problemi a chi di fatto poi su quei sistemi precedenti aveva trovato la sua condizione di vita. Eh già. Immaginiamo, no, anche lo Stato del Vaticano è stato attratto dal Morse, no? Perché Papa Pio IX, no? Per la linea tra Roma e Terracina. Non so che si devono dire tra Roma e Terracina, però Ma non ho indagato, sinceramente, non ho, quando l'ho scritta, non ho avuto modo, diciamo, di poter. Ma sicuramente tra Cina c'erano degli interessi, altrimenti, insomma, grande rispetto per il certo, Papa, no, vengono fatte delle cose così, insomma, non utili, no? Ecco, infatti devo sembra. dire che i religiosi, insomma, tutto il sistema che orbitava intorno al Papa, ha sempre visto con grandissima attenzione l'evoluzione tecnologica delle comunicazioni, perché questo, chiaramente, chi si occupa di diffusione, di divulgazione, chiamiamola culturale, ma insomma, di divulgazione, chiaramente deve avere bene a cuore gli strumenti di divulgazione, soprattutto il loro evolvere, perché se non lo fai te, magari lo fa qualcun altro. E ti mette nella condizione, diciamo, di non avere il presupposto attraverso il quale poter comunicare agevolmente. Quindi, insomma, erano molto avanti. Ricordo che all'inizio degli anni 30 Marconi impiantò la stazione, diciamo, Radio Vaticana, con grande tempestività rispetto a tante altre entità, istituzioni. Quindi, insomma, erano ben al dentro e sapevano perfettamente che la divulgazione culturale doveva passare attraverso l'evoluzione del veicolo sul quale passare la divulgazione. Certo. Oh, affrontiamo un attimo, no, una parte tecnica, no, del telegrafo. Quando si parla di incisione a secco, invece quella inchiostrata, no? Cioè, l'incisione a secco era praticamente che creava sul nastro, creava un solco, lo bucava, era solamente una specie di
specie di segno. Era un segno, era praticamente era un segno, ma poi di fatto questo aspetto, Quauro, non rimaneva molto tempo perché la stropicciatura della carta ovviamente correva il rischio, diciamo, di eliminare il messaggio. E magari in alcuni casi era assolutamente indispensabile poterlo archiviare, no? E allora sono nati, diciamo, tutti i meccanismi ad incrostazione, intendendo per tale che, insomma, partiamo dall'inizio, dalla parte trasmittente. La parte trasmittente è un po' più nota, no? Perché magari ricordiamo sempre quella persona che batte solo quel tastino, che praticamente genera la conduzione di corrente, conduzione veloce e lenta, fino a generare rispettivamente il punto o la linea, no? Se si abbassa e si alza velocemente, si genera il punto, se si abbassa, si aspetta un pochino, si genera una linea. E poi, no, Questa è la parte. la parte trasmittente questa. Sì, questa è la parte trasmittente, quindi apparentemente più facile, ma un po' la più suggestiva, perché tutti quanti conoscono a vedere quella persona che si eccita nel battere in maniera più o meno incessante quello strumento. Ecco, quel tipo di segnale passa attraverso un filo, non dobbiamo dimenticare, passa attraverso un filo e arriva a destinazione dove c'è un sistema rivelatore, una trasmittente che prende questo segnale e in qualche modo lo passa alla penna che inchiostra, e quando il segnale è corto batte con la penna inchiostrata sul foglio, no? Immaginiamo il foglio, un rullo che scorre continuamente, no? Ecco, questa è la cosa importante, no? Il rullo scorre continuamente. Quindi quando batti e alzi su velocemente lasci un segno leggero, un segno, un punto, per capirci. Quando poi magari tu abbassi l'inchiostro e il nastro continua a scorrere e tu continui a tenere abbassato la penna inchiostrata, ti genera una linea fin quando non ritorna su, giusto? Ecco, quindi questo è il meccanismo ricevente, dove sostanzialmente, ricordiamo, il nastro scorre. C'è un pennino che batte velocemente e ritorna su, punto. Batte e rimane un pochino di tempo e ritorna su, linea. Questo è un po' il sistema. Ti devo dire che il nostro amico Gilberto ne ha costruito uno, tutto da solo, ovviamente, tutto da solo, e è eccezionale, insomma. L'ha costruito, è fantastico, l'ho fatto vedere una sera, è veramente, diciamo, carinissimo. Ha preso poi il rotolo della carta calcolatrice, quelle ti ricordi, quei rotoli della carta Certo, beh, calcolatrice, come lo ha spaccato in due perché non c'era bisogno, perché sai, fare il rullo punto linea punto non c'è bisogno di quella superficie larga, no? no? Quello era 5 centimetri, ecco, ricordo a memoria, intorno a 5 centimetri largo, l'ha fatto 2,5 che bastava tanto per fare la linea e il punto, e l'ha caricato, e quindi ha fatto un sistema proprio alla ETA beta, proprio Grande Gilberto. veramente, veramente carinissimo, e per la gioia dei suoi nipoti, perché indubbiamente, insomma, credo che ci stiano giocando e ci si stiano divertendo per far ecco, o quello lì poi funzionava con il filo, ma addirittura senza fini, quindi riprendendo, diciamo, tutta la progettualità che fece Marconi. Quindi funzionava con il filo e funzionava senza fini, insomma, Grande ovviamente con un Gilberto. sistema Vabbè, chiaro. assolutamente diverso, ma con le stesse linee, con la stessa, diciamo, tipologia, con la stessa strategia in base alla quale all'inizio trasmetti con il pulsante il punto o la linea, e a valle, con parte ricevente, c'è la penna inchiostrata che fa questa registrazione sulla carta che scorre continuamente. Hai anche il meccanismo di trascinamento, cioè Eh sono beh, tutte certo. istituzioni elettromeccaniche che messe insieme fanno una opera, fanno veramente una macchina interessantissima. Interessantissimo. Allora, domanda. Allora, prima, diciamo,
Prima domanda. Punto punto, tipo vabbè, Roma Terracina. I due telegrafi stanno fermi, no? Trasmittente ricevente e viceversa. Come si dà il via alla Sì, comunicazione? con il telefono, i telefoni. Infatti è stato per parecchio tempo fermo perché non era stato inventato il telefono. Poi con l'invenzione del telefono si è rivelato inutile perché tanto telefono. Telefono, porca miseria, questa me la No, c'era un ricordo. meccanismo, c'era uno squillo praticamente, c'era un segnale, un tipo di segnale iniziale che faceva partire la trasmissione, no? Era uno squillo, un trillo, diciamo, che veniva comunque elaborato sempre attraverso il filo, no? C'era un sistema, ecco, di... Quasi un Poi, ecco, cicalino. questo... Come, scusa? Quasi un cicalino che avvertiva, insomma, che si parte. Sì, diciamo, una forma di cicalino. Poi c'erano anche tanti altri sistemi, perché consideriamo magari a livello militare, magari facevano in un'ora, in un momento preciso, partivano le informazioni, Certo. per non parlare di quelle clandestine, no? Dove sostanzialmente, diciamo, c'erano degli orari ben delimitati, cosa che abbiamo visto insieme, no, Paolo, in varie occasioni, con Radio Cora, Radio Bari, eccetera, eccetera. Ecco. E chiaramente dipende moltissimo dal tipo di utilità. Utilità civile, no? Quello che si vede nel Far West, chiaramente si parla del trillo, perché comunque si attiva il telegrafo con i fili quando è necessario attivarlo, non è che si Certo. attiva sempre, no? Infatti. Però nei casi militari, insomma, qualcosa o clandestini, insomma, destinati a questi fini, è chiaro che insomma, ci sono degli orari predeterminati dove non è necessario il preavvertimento, perché in quel momento il ricevitore, il ricevente, il marconista ricevente deve stare assolutamente a disposizione. Poi deve stare ben concentrato, perché poi la velocità in alcuni casi era d'obbligo, perché quando si trasmettevano messaggi molto, molto articolati bisognava essere un po' veloci. Non si poteva fare bip bip, no, bisogna essere un po' veloci e allenati, Tipo formiche. tipo formica. Oh, altra domanda. Qui parliamo sempre di punto punto, ma da uno a più punti, cioè uno a più punti. Io magari più avanti, no, ci sono più postazioni telegrafiche. Come faccio a stabilire su quale andare? C'è un punto da punto a punto, cioè, quindi praticamente non è che c'è un broadcasting, no? Cioè, lì c'era il collegamento Washington-Baltimora, no? Poi dopo, una volta che da Baltimora va da un'altra parte, quello di Baltimora rimbalza il messaggio e quindi da ricevente, scusami, sì, da ricevente diventa trasmittente. Trasmittente. Quindi si crea una rete in questo modo, però di fatto il telegrafo, wow, funziona da punto a punto, no? Certo, quindi diciamo l'inizio del messaggio è per Baltimora, per ipotesi. Oppure per, che ne so, New York, quindi da Washington a Baltimora e Baltimora lo ribalta a New York. Adesso così sono semplicistico. Funzionava così, quindi rimbalzando il segnale fino al destinatario. Sì, ma facciamo un esempio anche più pratico, no? Nella misura in cui ci fosse un centro che magari per la sua dislocazione geografica fosse centripeto e quindi di riferimento per quattro stazioni, che nominiamo stazione 1, 2, 3, 4 e lui è la stazione 0, va bene? Se deve fare, deve comunicare dalla stazione 0 alla 4, c'è una precisa linea e quelle altre tre non si attivano, quindi non è quello, cioè non c'è la preoccupazione, capito? Se invece, questo praticamente per quanto riguarda la logica del parallelo, quando invece parli del discorso della sequenza, quindi la parte sequenziale, la stazione destinataria, quindi la stazione 4, se dovesse trasmettere alla 5, diventerebbe essa stessa
trasmittente e la 5 ricevente. Se il messaggio deve arrivare fino alla 5 abbiamo finito, altrimenti ad libitum, come dicono in Austro-Ungheria, si rivela. Certo, ok, chiaro, tutto chiaro, bene. E devo dire comunque, il sistema è interessantissimo, il sistema è interessantissimo e veramente ha il suo fascino soprattutto per la crittatura, per la cifratura. Io immagino quante, soprattutto per usi militari, quante se ne sono inventate, insomma, con il telegrafo. Ed è una cosa anche così romantica, affascinante, perché ti fa pensare, io mi ricordo i tanti film visti, no? Con il suono del telegrafo, con il marconista che correva perché arrivava. E tra tutti, ricordiamoci un film, vediamo un po' se te lo ricordi, italiano, Destinazione Piovarolo. Ti ricordi quando aspettava Totò di essere trasferito e arrivava il telegrafo che partiva? E quando era stato trasferito com'era Rocca di Papa, Rocca Papa, mi ricordo che invece era Città Ducale, che aveva cambiato il nome di Piovarolo a Città Ducale. Mi sembra giusto, dai. Era... Quindi servivano anche gli errori in questi casi. già, mamma mia, Servivano anche gli errori. è una cosa, veramente questo è uno strumento che poi ha aperto, no? Come diciamo, le altre cose che abbiamo parlato, allo sviluppo delle comunicazioni, quindi altro che il telefono. Vabbè. Bene, Umberto, io direi che abbiamo esaurito l'argomento, anche se poi ci ritorneremo, perché poi nelle nostre puntate seguenti sicuramente faremo ancora riferimento al telegrafo. Certo. Ricordiamo un po' cosa succede domani sera, giovedì, a Territorio e Società. Domani sera, insomma, sarà una bellissima puntata. Io sono convinto che, insomma, si divertirà e faremo veramente della nostra attività di divulgazione proprio virtù, perché racconteremo l'evento che è stato, diciamo, fatto domenica scorsa ad Orbassano, vicino a Torino, e quando è stata evocata con costumi, personaggi, strumentazione e aereo, la prima trasmissione aereo-terra che ha elaborato Guglielmo Marconi. Perché a Orbassano? Perché a Orbassano c'era l'AER, la famosa fabbrica di aerei che ha costruito il Cudron 3. Ricordo che no, il Cudron 3 è un biplano di grandissima valenza, perché è molto, molto maneggevole e si prestava perfettamente a quello che Marconi aveva in testa, cioè alla verifica del collegamento. Quindi non diciamo altro, se sei d'accordo, perché Certo, dobbiamo dare certo. anche ai nostri radioascoltatori un po' di suspense per poter fare in modo che domani ci possano seguire numerosi. Proveremo a raccontare un po' quello che è successo domenica, ma ancora meglio, cosa domenica è stato rievocato e che cosa è successo al settembre del 1915, facendo un volo carpiato di 106 anni. E non è poco. Non è poco, e quindi lasciamo i nostri radioascoltatori con Sospeso. il sospeso, quindi con la voglia di veramente scoprire, no, che cosa è successo e che cosa presenteremo. Bene, Umberto, io ti saluto e ti do appuntamento a domani sera. Bene, bene. Ciao Paolo, buone cose. Un grandissimo saluto anche a Maria Teresa, ai nostri ascoltatori. E diciamo una cosa semplice, Paolo, se sei d'accordo, Sì, una frase di chiusura. vai. Con il sistema Morse si comincia a fare veramente sul serio. E questo è Perfetto. tutto. È così. Buonanotte. Buonanotte a tutti, Buonanotte. 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 Ameria Radio ha presentato Comunicare prima della radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini.